Siamo le solite, bisogna dimagrire, ma i chili non calano. Il metabolismo è rallentato, addormentato, è in letargo, bloccato e i chili di troppo non se ne vanno, meno che mai il grasso viscerale. Grasso viscerale? O solo il nome fa paura? È il grasso depositato intorno agli organi o visceri. È pericoloso per la salute perché disturba il lavoro degli organi. Causa gonfiore, grasso ostinato e quei fastidiosi chili di troppo. Come eliminare il grasso viscerale? Si può fare con una strategia che lavora su due fronti. 1. Metabolismo, riuscire a bruciare più grassi. Se il corpo brucia più grassi, consuma le riserve accumulate. 2. Depurazione, fare un detox serio che libera il corpo dal grasso viscerale. Ma questa è una mission impossible! È possibile invece, ecco come fare. Ci sono dei cibi che depurano e stimolano il metabolismo insieme. Sono dei super cibi, ricchissimi di nutrienti, vitamine e minerali. I germogli. I germogli sono la parte germinativa della pianta, al massimo di energia vitale. Sono ricchi di enzimi, minerali, vitamine, clorofilla, antiossidanti. Tutte queste sostanze sono le più efficaci per il detox. Se per 2 settimane mangiamo i germogli ogni giorno a ogni pasto, il corpo viene depurato e il metabolismo viene stimolato già dopo i primi 2 giorni. Ma dove li trovo i germogli e come li mangio? Facile, si possono fare in casa e mangiare così. 1. Colazione. Mangia un po' di frutta con germogli prima di fare la tua normale colazione. 2. Pranzo. Mangia verdure crude miste con germogli prima di tutto il resto. 3. Cena. A cena inizia con una vellutata di verdure e cospargila di germogli. 4. Spuntino dolce. Aggiungi germogli a un frullato di latte vegetale e frutta come la banana. 5. Spuntino salato. Farcisci un pezzo di pizza, un panino o una focaccia con i germogli. Perché i germogli funzionano? Il potere detox dei germogli è superiore a tutte le altre verdure perché la fase di germinazione del seme è la più ricca di sostanze. I germogli sono alimenti vivi con la più alta carica enzimatica che li rende subito biodisponibili e biocompatibili. E i loro benefici si fanno presto sentire e soprattutto vedere. Il loro potere detox è amico del metabolismo e della pelle. Il risultato? Dimagrimento e una pelle più pulita e luminosa. In questo video mostro come fare i germogli a casa. È facile. Inizia con i semi di alfalfa o erba medica che trovi facilmente. Poi arricchisci i tuoi piatti con sapori diversi e germogli diversi. Con i germogli la tua linea sarà migliore e anche il tuo metabolismo. In descrizione trovi il link ai miei libri ed ebook per dimagrire e stare in forma sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!